Ilaria, già dal titolo si capisce quello che vuoi raccontare in questo libro. Cos'è che, nonostante i mezzi di informazione, nonostante le interviste, ancora non era venuto fuori e quindi c'era bisogno di tante pagine? Tutta la storia di mio fratello, e questo libro racconta di mio fratello e della nostra famiglia e lo racconta in maniera molto onesta, senza nascondere nulla, neanche le verità che possono essere scomode. E trovo che questo nostro raccontare la verità si contrapponga molto a quello che invece ci arriva oggi da parte della giustizia, che è soltanto una grande ipocrisia. Mi riferisco in particolare al fatto che si continui a parlare di lesioni lievi, nonostante l'evidenza dei fatti. Infatti, nonostante il corpo di Stefano già parli da solo e nonostante il fatto che Stefano stava bene, 6 giorni dopo è morto in condizioni atroci, eppure tutto questo lo si vuole negare, si parla di lesioni lievi, mi si vuol dire che Stefano è morto solamente perché è stato abbandonato dai medici, senza porsi il problema del motivo per cui è arrivato in quell'ospedale. Cos'è che più non ci si riesce a spiegare e che dà più rabbia? Questo non voler arrivare alla verità, mi spiego meglio, la verità la sappiamo tutti, ma non voler riconoscerla, la giustizia deve essere una giustizia vera e io non mi accontento di una mezza giustizia. Sento parlare ancora dei famosi 17 ricoveri di mio fratello e sento parlare di fratture pregresse, per quelle fratture che erano recenti sono state riconosciute da tanti medici perché Stefano in quei 6 giorni ha avuto ben 3 interventi urgenti, ricoveri urgenti e tutti erano d'accordo nel dire che le fratture erano recenti, tant'è vero che mio fratello ebbe delle dosi elevate di antidolorifici, stava malissimo e alla fine è morto e allora mi spiegassero perché se erano pregresse non se ne è accorto prima e non è stato male prima, forse il consulente della procura avrebbe dovuto dirglielo a mio fratello così non sarebbe morto. Tu parli di giustizia e la politica? Noi abbiamo avuto la solidarietà di tante persone, dalla gente comune che in qualche modo si è immedesimata in quello che accadeva a noi e si è resa conto, soprattutto tramite la pubblicazione delle foto, che era un qualcosa di vero, che non stavamo inventando nulla e che tutto sommato poteva accadere a chiunque. E fino a dimostrazioni di solidarietà da parte dei rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico, del centrodestra e del centrosinistra, perché ciascuno, secondo me, ha avuto una grande presa di coscienza. Ci sono state persone, che ci hanno dimostrato anche materialmente il proprio sostegno, dando vita ad un comitato per la verità su Stefano Cucchi e per volontà di Luigi Manconi, al quale hanno aderito molti parlamentari. E siamo stati ricevuti dal Presidente della Camera, Gianfranco Fini, e dal nostro Sindaco Alemanno, il quale ci ha offerto il proprio sostegno e ha tenuto fede alla sua promessa, facendo sì che il Comune si costituisse parte civile nel nostro processo, che trovo un gesto molto significativo, e esprimendo parole importanti riguardo a noi e a mio fratello. Senti, domani è un giorno importante, cosa succede? Domani ci sarà la terza fase dell'udienza preliminare, nella quale il giudice dovrà decidere se ci sarà consentito o meno far fare una nuova perizia. Per me è fondamentale perché solo in questo modo potremmo arrivare al riconoscimento della verità, visto che l'accusa attualmente si fonda su una perizia del tutto irreale. Hai paura di stancarti? Di lottare, di smettere. Onestamente credo che non mi stancherò mai, semplicemente perché finché non riuscirò in qualche modo a restituire dignità a Stefano e mi rimarrà umanamente difficile elaborare il lutto, io non riesco ancora a lasciare andare mio fratello, nonostante sia passato un anno. C'è bisogno di comprendere per poter in qualche modo provare ad andare avanti. E quindi non mi stancherò anche perché è importante come monito, perché quello che è accaduto a mio fratello è vero, succede veramente e purtroppo succede spesso ed è innegabile. E il fatto che lo Stato ammetta che all'interno delle proprie strutture qualcosa non ha funzionato e quel qualcosa è costato la vita a un essere umano è un segnale importante per provare a fare in modo che in futuro non si ripeta di nuovo.